Ragazzi, 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 dovremmo essere live. Intanto sistemo un po' di cosine. Allora, sperando che tutto funzioni al meglio, perché non è detto, non è mai detto quando andiamo a fare una live che tutto funziona al meglio. Intanto andiamo a riprendere il microfono. Allora, intanto ragazzuoli, buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Fatemi sapere un feedback se sentite l'audio, se funziona tutto, datemi un cenno. Intanto io proseguo nello sporco lavoro di andare a spammare la nostra live. Allora, ci dovremmo essere, perfetto. Fatemi sistemare anche la categoria di Twitch perché siamo in contemporanea. Ok, perfetto, sono riuscito. Allora, ora vi leggo a tutti, ragazzi, vi leggo tutti, non vi preoccupate, tranquilli, perché ci siamo. Così facciamo un po' di just chatting, cioè un po' di domande intanto che attendiamo l'evento. L'evento. Point. Vi faccio Now partire anche we can move l'audio. on to editing. You should cut out each of the objects. There are as many masks as objects. It's not that difficult, but time consuming. Faccio anche un cambio al So volo di be patient, it's grafica. worth it. Then we put together all the layers, speed the rise moment up, and it's done. Così almeno voi It would be a iniziate anche a mistake to vedere think un po' that it l'evento. is the Ditemi se lack si of an sente l'audio expensive cinema dell'evento. camera that stops you from making cool videos. Anzi, no, Don't metto di think qua almeno about it. riesco a vedere Get con the voi. Meet & Pro, use your Allora, imagination and just ciao ragazzi, a tutti, a tutti, a tutti. Quanti siamo? Già 120 persone in questa live, mitici. Allora, ragazzuoli, come va? Oggi presentazione targata Xiaomi, oggi vedremo tante belle novità. Speriamo che Xiaomi faccia contenti tutti voi. Dovrebbe arrivare anche Flavio, appena finisce di fare quello che deve fare. Sto guardando al negozio e chat a Twitch, grande Samu, grande, mettila a tutto schermo la live di oggi di Xiaomi. Allora, l'evento inizia alle 13, io mi sono preso un pochino più di tempo per stare con voi, quindi per parlare, se volete fare domande, se volete chiedermi quello che volete. Quindi abbiamo un pochino più di tempo per parlare oggi. Sì, devo riaggiornare assolutamente i punti canale, tranquilli. Allora, Mi 11 Lite lo presentano oggi, Simo? Secondo me no, ti dico, secondo me no. Intanto ciao anche agli amici di Twitch, come va? Tutto bene? Tutto bene? Oggi vedremo sicuramente il Mi 11, no? Perché Xiaomi l'ha detto all'interno dei suoi social. Vedremo se magari ci sarà anche qualche altra sorpresina, qualche cosa in più, non si sa, ragazzi. Sorpresa, sorpresa. Spero che l'audio di questo microfono sia ottimo, lo spero veramente, ma dovrebbe essere buono, dovrebbe essere buono. Intanto per un report anche mio devo
fare degli screenshot durante la live, ragazzi, quindi tranquilli. Allora, intanto vi dico iniziamo a parlare di un aneddoto. Intanto stoppiamo un po' magari la live di Xiaomi, mettiamo la grafica dove ci sono io e lasciamo la musica in sottofondo. Ok, allora facciamo un po' di just chatting, come si suol dire. Intanto il mio nome, come lo vedete anche segnato, è Gwertz. Non è Gwertz, non è Gwertz, ma è Gwertz. Quindi mio soprannome. Grazie Rob intanto per l'abbonamento nono mese su Twitch, grazie mille. In attesa della live di Xiaomi. Hello, I'm Daniel Cordon, Lansky. Grazie, grazie. Se sentite un audio di sottofondo, è appunto la live. Magari vado a stopparvi l'audio, che non mi interessa in questo momento. Quindi, almeno iniziamo a parlare di aneddoti, no? Il mio nome è Gwertz. Nono mese, grazie mille, Roby. Quindi, oggi andremo a vedere quello che Xiaomi ha in mente per noi. Quindi, un bel telefono, chissà se lo avrò già qua, chissà se sarà arrivato, non ve lo posso ancora dire, non vi posso ancora dire niente, magari post presentazione, se rimanete qua con me, vi posso far vedere qualcosa, forse, non lo so, quindi non vi preoccupate, ci saranno tante cose fighe oggi ci saranno sicuramente tante cose fighe da guardare qua con noi. Siamo in tantissimi già, vi ricordo che inizia alle 13 la presentazione, siamo già in 160, ottimo, direi ottimo. Finalmente vedo tanta gente per un orario abbastanza strano, perché sono le 1, quindi l'orario è molto molto strano, però alla stragrande, veramente alla stragrande. Quindi io continuo con i miei screenshot, vado a riprendere le vostre domande che sono tantissime, non riuscirò a rispondere a tutti, lo sapete. Allora, già mi chiedono se io so già il prezzo. Allora, chi a scuola intanto, chiede Nico, grandissimo da scuola, quanto manca 10 minuti alla live. Allora, è ovvio che noi sappiamo già tutto, però zitti, non si può spoilerare niente, però è bello che sono qua con voi, seguo comunque sia la live. Abbiamo anche la nostra Vero che ci fa da moderatrice. Quando uscirà la MIUI 12.5 stabile, vediamo se oggi parleremo, vediamo se oggi parlerà, ce la farò. Gwertz, ce la fai, dai, ce la puoi fare, hai un futuro radiofonico, ce la puoi fare. Vediamo se oggi presenteranno questa 12.5. Come sentite l'audio, ragazzi? Datemi un feedback. Per me l'audio è fondamentale in queste live. Quindi datemi un feedback anche sull'audio. Ci sarà il 12 GB di RAM, del Pro si saprà qualcosa, Pasquale? Vediamocelo insieme, dai. Ottimo, bene, perfetto, guarda, sono contento. Sono veramente contento. Allora posso risparmiare i miei soldi. Si sente superbamente, ci dice Katia. Audio perfetto. Oh, perché allora le live le fanno tutti, va bene? Per fare una live, ragazzi, bastano webcam, basta delle cuffiette di un microfono normale, ma fare una live di qualità richiede comunque un setup. Quindi se mi dite l'audio è buono, il video è buono, eccetera, eccetera, io sono felicissimo. Audio super, grande. Allora, ora che sei sponsor ufficiale di Xiaomi Italia, sarà una bella soddisfazione. Non è che sono sponsor ufficiale di Xiaomi Italia, perché Evo Smart non è che fa sponsor a Xiaomi, anzi magari vorrebbe dire che ho fatto il botto. Ovviamente Xiaomi Italia ha dei partner italiani, stampa, a cui si affida per le live, per divulgare le notizie, eccetera, e Evo Smart è entrato a far parte di questi partner. Sono sì super contento, ma molto, molto, molto felice. Tanto arrivano i follower su Twitch, grazie DJAJB, grazie mille Giovi, grazie mille Roby, te l'ho già detto, per la resub nono mese, grazie mille Twitchissimo.
Allora, manca poco, in realtà 5 minuti alla presentazione, stiamo arrivando quasi a 200 spettatori, ragazzi. Tutto molto buono, video, audio, anche la creatività carina, bene, perfetto. Allora, io andrei a rimettere in questo caso il banner della live, cambiando ovviamente il brand, quindi si va di qua, vi rimetto l'audio. Però devo and 4K resolution will make it much easier to work with masks at post production. So, let's get it. First, we shoot the whole story with the actress. Allora, mi apro anche YouTube. Ok, mi raccomando, quelli di YouTube, ragazzi, after that, without moving the camera and without the actress, we're gonna raise all the props from the table. Super fondamentale. Fare vedere la foto della postazione. Allora, vediamo un po' i vostri commenti, vediamo un po' le vostre richieste. Puoi abbassare, certo, che posso abbassare leggermente l'audio della live. Now we can move on to editing. You should cut out each of the objects. There are as many masks as objects. Eccolo qua. Va meglio adesso? But time consuming. So, non ti sento. Ora va bene? Then, ragazzi, ve l'ho abbassato a metà. Speed the rise moment up and it's done. Molto chiaro l'audio, ok. It would be a mistake to think. Ma si fa anche DJ, no? Si fa anche DJ con voi in live, cioè io vi porto proprio voi, ragazzi, siete i protagonisti fondamentali di tutto. Use your imagination. Non ve lo dimenticate mai. Just come non vi dimenticate mai di ricaricare la fotocamera prima di iniziare una live. Ho il 63% e spero che la batteria della Sony sia prestante, you know, però posso anche ricaricarla adesso. Future, factories won't need people. They'll be able to run fully autonomously 24/7. In the future, machines will work independently. Perché il fondamentale delle fotocamere Sony è che possono essere usate anche mentre si ricaricano. In the future, quality controls will be handled entirely by intelligent machines. Oh, e questa è una funzione che io adoro. In the future, perché così non ho problemi. Se abbasso un altro po' è meglio, ma certo, ma certo. Ok, vi ho abbassato un altro po', ragazzi. Guarda, senza le batterie della fotocamera la Sony vuol dire che neanche uno non ha. No, la 6600 è una batteria pazzesca ed è uno dei motivi per cui adoro questa fotocamera. Quindi tranquilli. Ciao a tutti, ragazzi, intanto abbiamo iniziato un pochino prima, almeno così ci siamo un po' rilassati, abbiamo rotto il ghiaccio, è tanto che non facciamo una live, quindi anch'io devo riprendere un po' la parlantina, no? Ok, le faccio il pomeriggio su Twitch, però non è diciamo come farle qua su YouTube con 200 persone, quindi. Allora, sarà presentato solo uno smartphone, non posso spoilerare niente attualmente. Devo fare i miei screenshot, ragazzi, non vi preoccupate. Non posso spoilerare niente attualmente. Ti dico, guardiamo la live insieme. Ci sono novità, però gli smartphone... ci siamo capiti. Ci siamo capiti? C'è l'11. C'è l'11. And times of both happiness and sadness. The moments of triumph. L'anno scorso hanno presentato sia Mi 10 che Mi 10 Lite nella stessa live, ci ricorda Roberto, eh? Questa qui non saprei, in effetti. Vediamo. Prego, Simo, prego. Ho cercato di risponderti un po', come si suol dire, in maniera... insomma, un pochino abbottonata, ma ho cercato di risponderti, dai. Intanto, raga, mentre guardiamo l'evento, mi raccomando, me lo consigli Mi Mix 3 5G, buon telefono, dipende a che cifra però lo vai a acquistare, eh.
Il prezzo è molto importante. Intanto è scaduto il countdown di Xiaomi, quindi dovremmo esserci. Intanto c'è un bel shot on Mi 11. C'è il toto prezzi, ragazzi, è partito il toto prezzi, vediamo un po'. Costa 2,90, vabbè, non è, è un prezzo cui ci puoi stare, perché comunque è un qualcosa di diverso. Parte il toto prezzo, l'anno scorso i Lite te l'hanno lasciato per ultimo, non me lo ricordo, ho rimosso, ti giuro Cori, ho rimosso. Siete più voi che state attenti a cosa mi lasciano le aziende che io personalmente, vi dico la verità. Sarà più Best Buy questo S21, Salvo già inizia a mettere sul piatto un po' un versus, no? Che sicuramente andremo a fare, quindi S21 versus Xiaomi Mi 11. Buongiorno ragazzi, ben arrivati, ciao Salvi. Intanto vi faccio un po' vedere i prezzi, vediamo come risultano in live, cioè il toto prezzi, nonché il toto commento vostro. Bellino, guarda, figo. Hello everybody. My name is Show. Abbastanza figo, direi. Allora, però come lo tolgo? Ok, così. Questi sono consigli per uno smanettone, cosa? Intanto fanno un evento nello store, quindi fanno vedere comunque lo store. Non so dove sono in questo momento, ma in 2020 we were top 5 in 54 smartphone. Intanto si parla già di prezzi, 799 la variante 128, ci prova a dire il buon Oasis, che sicuramente è amante degli Oasis, su questo non c'è niente da dire. Ovviamente ragazzi, l'evento è totalmente in inglese, però ci sono i sottotitoli in italiano. In addition to R&D investments, our success is also down to three other tenets: amazing products, honest prices, and of course, the passionate support of our Mi fans. Now, when we say amazing products at honest prices, we mean honest prices across all price points. We launched the Mi 10 series in March 2020. This is still one of the very best smartphones available today. Featuring flagship. Allora, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G. Quindi questa è la family Mi 10. Tanto io devo fare i miei screenshot, ragazzuoli. 649 con offerta, 699 prezzo ufficiale, prova il Max, prova a dirlo lui. Circa 800-900 il Nenno, perché alla fine il telefono, ragazzi, lo conosciamo, no? L'abbiamo visto, abbiamo fatto la recensione dello smartphone Cina. Io sono curiosissimo di provare il Global, perché ci sono molte novità nel Global che non c'erano nel Cina. Qui già io vi sto spoilerando qualcosa. Non so se sapete, se ci arrivate, io non lo so, io vi spoilerò roba, visto che siamo in ben 251 oggi, vediamo se arriviamo a 300 spettatori. Sì, ma poi vabbè, ragazzi, ci sono sottotitoli, dai, anche in italiano, dovrebbero esserci dopo. Questo è un video dove vi fanno vedere un po'. Ecco, queste cose, nello specifico, mi sono sempre piaciute da vedere. Cioè, vorrei andare nelle fabbriche e vedere come nasce lo smartphone, eccetera, come viene costruito, è una figata. La mia classe è qui in live. In che senso, Max? Stai facendo vedere la live ai tuoi studenti? Alessio ci prova. A dire la sua da Twitch. Alessio ci prova. Ma modelli mini, parliamo dei modelli mini degli smartphone, che è un argomento molto interessante, che tra l'altro ne avrei voluto parlare in un video,
non so se vi può interessare, potrei fare un video sul canale, perché Apple, per esempio, ha fatto l'iPhone 12 mini. Se avete letto le news, vogliono togliere dal commercio l'iPhone 12 mini perché secondo loro è un flop. Quindi tutti parlate del telefono mini, telefono compatto, ma poi nella realtà dei fatti in pochi vanno a comprare questo smartphone. Il DocDoc dice che andrà poco sotto i 1000 euro il telefono. Dato qui stanno parlando ancora del Mi 10 Ultra, che è veramente ultra, cioè un telefono bellissimo, soprattutto una versione trasparente, che avrei tanto voluto vedere in variante global, ma che ancora non... cioè, penso oramai non arriverà più. Il 12 ha una dimensione giusta, concordo. Esatto, Gabri, anche secondo me. Il Mi 10 Ultra sarebbe stato bello averlo visto qua in Italia in variante globale. Vedete, ci sono i sottotitoli in italiano, quindi siete a posto così. Intanto ora scrivo a Flavio se si vuole unire alla live. Include color accuracy, focus, and much, much more. Mi 10 Pro held the number one audio score from time of launch through to the vediamo. According to DxOMark. 12,56. Possiamo definire il Mi 11? Bella domanda. Possiamo definire il Mi 11 un compatto? Ti dico no, però ti posso dire, già io cercavo, no, qua. Però ti posso dire che Mi 11 è una forma, è un peso e uno spessore che secondo me ci sta. Tra l'altro avete visto la figata di Xiaomi che ha fatto la ricarica, quella senza filo, non so se ne avete letto le news degli ultimi giorni. Ciao Mauro, benvenuti in live ragazzi, benvenuti a tutti intanto. Siamo tantissimi oggi, io sono strafelice perché siete tanti. Siamo, vediamo un po', 260 spettatori su YouTube, quindi per me è fantastico. Quindi sono contentissimo di farvi compagnia, di portarvi questo evento live. E Anto ci fa una domanda se i cinesi hanno le mani grandi, penso di no. Però ti dico, in Cina il fattore grandezza è un fattore di importanza, quindi più una cosa è grande, più è importante, cioè più ti dà spessore. Ciao Francesco, ciao Fabio. La ricarica wireless on-air è molto interessante, perché dovete capire che in Xiaomi, prima di tutto, sono ingegneri, quindi vanno comunque a inventarsi cose. Assuddo, ciao caro, ciao Rocco. Intanto gli amici di Twitch stanno scrivendo. 20 spettatori medi su Twitch e 280 su YouTube, però poverini, gli amici di Twitch sono però quelli più assidui. News sul prezzo 799, ancora non si sa, ancora stanno presentando un po' le cose che Xiaomi ha fatto nell'ultimo periodo. Allora, non, guarda, Max, non è tanto una domanda stupida quella che tu ci fai, ovvero se io avessi un conoscente che mi può installare una ROM europea, mi conviene comprare una versione cinese? Allora, ti dico, io l'ho sempre fatto, non mi nascondo, sapete bene che io ho sempre comprato gli smartphone Xiaomi dalla Cina. Oggigiorno vi dico che il globale, a parte il fatto di spingere o meno un prodotto, ma non ha più molto senso, secondo me, l'importazione, nonché lo smanettamento del cambio ROM, eccetera. Anche perché, come vedrete dopo, la variante global è una variante molto completa. Chissà. Ma è vero che dopo la serie Mi 11 quest'anno passerà al Mi Mix 4? Xiaomi quest'anno, secondo me, ha sotto il cofano tante cosine molto, molto interessanti. Secondo me ce le ha quest'anno
nel suo parco cosine si può vedere roba interessante, veramente interessante. E Olga, non mi fare parlare male, dai, si parla ai telefoni. Malizioso, comunque sì. L'ho detto, ragazzi, post evento, finito l'evento, chi rimarrà qua vedrà qualcosina. E sto riprendendo lo stesso identico video della live originale. Allora, Xiaomi usa componenti in seconda fascia top? No, non usa, anzi, i display sono Samsung, quindi. Quindi meglio di così. Ora, io l'audio, ragazzi, non lo sento, ma penso voi sentite tutto l'audio della live, perché io l'ho abbassato proprio al minimo per non darvi fastidio. At TeamLab Borderless, we have created Movie Magic. Ora lo alzo un po'. Movie Magic è il è quello che Xiaomi in è il come si può dire la cosa principale, lo slogan principale di questo smartphone. Allora, la live è 720p, anche l'originale. La mia è 720p perché StreamYard, che è la piattaforma che uso per fare queste dirette, ha integrato adesso il 1080, però vuole $50 al mese e quindi sono più di $500 l'anno per farti streamare in 1080. Quindi vogliono €500 all'anno per fare lo streaming in 1080. Che per carità, uno li può anche investire, però non facendo quasi mai live di questo, di questo calibro, non, per me non ha senso. Però se mi dite che volete per forza in 1080 e ogni presentazione siamo in 300 persone, non è un problema. Qui stanno facendo vedere quello che praticamente Xiaomi ha in mente per tutte le impostazioni del video. Ah, ok, io Bertini, non avevo capito. Pasce, grazie mille per il follow. Intanto in 8K, ragazzi, la live in 8K. Potrei anche usare OBS, però è un po' un casino, è molto più interattivo StreamYard. Posso, ad esempio, guarda, per dirti. Utilizzo OBS, guarda che carino, viene il tuo nick, viene tutto, è molto più carino, diciamo così, come live. Allora Ale, bella domanda questa, cosa ne pensi del Mi 11 Pro? Allora, già Mi 11 è un telefono che mi è piaciuto molto e che attendo di provare la variante globale, proprio per farmi un quadro generale dello smartphone. E Mi 11 Pro sicuramente, appunto, sarà la variante Pro, no? Come l'ultimo periodo abbiamo recensito gli S21, S21 Plus e Ultra. Ultra è la variante appunto Ultra, come il Mi 11 Pro sarà la variante Pro, quindi sono curioso proprio di vedere quello che l'azienda ha in mente per quello smartphone. Ho letto della fotocamera sotto lo schermo, vediamo. Sicuramente ci saranno dei trend quest'anno. Allora, pure questo, secondo te ci sono telefoni Android che riescono a fare video come li fanno gli iPhone? Attualmente no. Molto schietto, no? Molto veloce come risposta. Più che altro non tanto come qualità di immagine e come qualità di audio, ma come stabilizzazione. Quindi dovresti prendere uno smartphone Android, metterlo su un gimbal e allora a quel punto lì ti dico sì. Più che altro perché oggigiorno la stabilizzazione in 4K 60 non si può attivare lato software sugli smartphone Android. E quindi è un casino. Sì, basso cosa, Olga? Volete che alzo un pochino più l'audio della live? Ditemi voi, se volete ve lo alzo leggermente. Ditemi se ve l'ho alzato troppo.
Cosa ne pensi di Harmony OS? Sono curioso di provarlo. Ovviamente un fork di Android puro, ma vediamo. Presenteranno forse anche altro, State, tranquillo. Hanno parlato anche di, ad esempio, la MIUI 12.5, poi ci sono altre novità, altre chicche. Dovete star sintonizzati, ragazzuoli, dovete star sintonizzati. Bella Giacomino, come stai? Tutto bene? Software such as raw level noise reduction and hardware such as 1.6 micron superpixel NOIS offer excellent low light. Ok, audio, ve lo lascio così allora l'audio, eh. Vediamo questo Shoton Mi 11, anche se vabbè, la live rende quello che può rendere, lo vedo, vediamo un po', un attimino, anzi, se riesco a fare questo è a 720p, ragazzi, la live di Xiaomi, quindi se non la alzano loro, purtroppo non posso darvi un'immagine migliore. Mi 11 really is movie magic in low light. But what if there's almost no light? To show you just how effective ultra night mode is. Poco F2 si sa nulla, in che senso, Anto? Thank you, Sho. Now, as he said, Mi 11 offers incredible low light. Allora, aspetta, te, fermo. Ecco Max. Allora, cosa ne pensi di chi recensisce telefoni da 500-550 euro, Mi 11 Versus, i Versus secondo me vanno sempre equilibrati, quindi non puoi mettermi un Mi 11 contro un S21 Ultra, questo perché secondo me serve la variante Ultra, appunto. Un Mi 11 a mio avviso lo posso paragonare a un S21, perché comunque il processore è top di entrambi gli smartphone, ma secondo me un Mi 11 ne può sentire contro un Ultra, perché l'Ultra ha molte più cose, ha uno zoom dedicato, una lente telescopica, quindi quando fai un versus devi anche, secondo me, ben confrontarlo lo smartphone, perché sennò perde a prescindere. Poi che il telefono vada bene quanto un S21 Ultra, ad esempio, non si può, non si può anche non discutere, non è quello il problema. Sì, Ale, in Cina hanno vietato i Google Services, ma ti informo anche che in Cina è da un mo' che Google è vietato, quindi a prescindere, penso, la persona cinese cambia zero. Poco X3 è ottimo smartphone per spendere ovviamente una cifra giusta, ma portarsi a casa un ottimo prodotto. We've also added Pro Time Lapse. This gives you full control of exposure, focal length, and much more. So you don't waste time while shooting time lapse. Anche DVD, anche il Versus a prezzo ci può stare. Cioè, devi tarare tutto, no, sulla bilancia, devi mettere tutto sul piatto. E sicuramente un telefono come Mi 11 appunto può essere paragonato a un pari fascia, sia come caratteristiche che sia come prezzo. Beh, Lali, non ti preoccupare, tranquilla. Siamo live finalmente, hai visto? Ora di pranzo. Bella Luigi, ma siete tantissimi oggi, mamma mia. Super oggi, dovrebbe arrivare anche Flavio appena finisce di mangiare le sue 780 portate di pranzo. Qui intanto vi stanno facendo vedere come Mi 11 può essere utilizzato anche per il cinema, interamente registrato con Mi 11. OnePlus 9 non so niente ancora. Bella Giallo, non so ancora niente per lo smartphone top di OnePlus. Arriverà anche quello tutto a tempo debito. Bella domanda questa, ti rispondo man mano che la live va avanti, perché ci sono cose che ovviamente già so ma che non vi posso dire in questo momento specifico, ma la tua domanda è molto molto valida.
Memoria espandibile, secondo me no, Luca, ti dico un po'. Mi 11 mini, ne abbiamo già parlato prima, e secondo me no, anche perché, come ho detto, la variante mini di questi smartphone non sempre è, anzi, quasi mai è apprezzata e acquistata dagli utenti. Perché tutti chiedono la variante mini, ma poi alla fine guardate anche Apple che vuole levare dal mercato il 12 mini perché non va, non tira. Thank you, Reynolds. Non lo so, Fabio, se sono confermate le lenti Leica, non lo so. Mate 2X di Huawei è una copia spudorata del Fold 2. A panel of judges will then pick a winner, so stay tuned for more details. Secondo me no, allora se un top a 256 GB di storage posso farne a meno anche della memoria espandibile. La memoria espandibile è fondamentale su un 64, ad esempio, no? Ovviamente 108 megapixel, quella non è cambiata, su Mi 11 c'è sempre la lente da 108, il sensore da 108, e qui bisogna essere precisi perché sennò poi mi ammazzate. Non ce l'ho più, Fabio, non ce l'ho più perché l'abbiamo venduto appena finita la review. Mi è dispiaciuto perché, mamma mia che telefono, Mi 10 Ultra... È veramente un bel telefono. Al giorno d'oggi non è il telefono a fare bei video foto, ma la persona che c'è dietro, ci dice State of Mondo. Quindi in pratica serve la mano. Cos'era questa roba che ha tremato? Il mio telefono? Finally, we have telemacro. Now, for those of you who don't know, what qui trema roba, signori, in questa live. Guarda, ma che processore avranno i Mi 11? Lo Snapdragon 888. Questo te lo posso dire perché tanto è... Il telefono in collaborazione con Qualcomm. Allora, ho mai provato l'HoloClip? No, non le ho mai provate. Odio quella roba da mettere nel retro del telefono. Non mi piace. Oh, ieri ti è arrivato l'aggiornamento, questo è importante, sul... Mi 10 Vodafone, meno male. Ah, ma la sera stavo per scaricare e scompare magicamente la decina. Oh mio Dio. L'unico modo sarebbe, ora con Flavio dobbiamo fare una guida per sbrandizzare sti telefoni. Almeno così andate liberi. Dobbiamo fare anche quello. Ce l'ho un programma. Sì. Qualche cosina c'è. Mi 11 alla 108? Sì, Mi 11 alla 108, te lo confermo. Tanto Flavio della regia mi dice che ha quasi finito il suo pranzetto, quindi sta per arrivare. Ah, ho capito cos'è che trema. Uscirà un Samsung con Snapdragon 888? Non lo so, onestamente non so i piani in questo momento. Vedremo. Tanto vedete, Movie Magic, 108 megapixel, 123 gradi l'ultra grandangolare. Il protagonista del video chi è? Sempre io. Sto scherzando. Allora, questa è un'altra funzione interessante che hanno ora ultimamente gli smartphone, il WQHD Plus, al massimo del refresh rate, quindi con i 120 Hz. Quando compri Mi 11 Global, dice a me, Icarus, S21 c'è con l'888, ma non è uno smartphone globale, è uno smartphone dedicato al mercato americano e asiatico, insomma, non è la variante globale, chiamiamola così. To make the most of this, we've added super resolution.
È una variante, più che altro, allora, il sensore 108 è quello. Lato software hanno lavorato un pochino meglio, secondo me. La persona, vedete, il presidente di Xiaomi Globa. Sono giovanissimo. Veramente giovanissimo lui, Dani, questo non lo so, ma penso di sì, altrimenti non lo farebbero, no? Sì, puoi acquistarlo da Masman, sì. Variety of refresh rates that automatically adjusts the content, saving battery. Sempre pubblicità gratuita, ma non lo so perché mettono sempre a confronto il, non lo so, sempre c'è sempre questo confronto con Apple, con gli smartphone di Apple. Personalmente non lo vedo una cosa a favore di loro, nel senso, per me sono, anzi vi dico la mia, il Mi 11 è molto più bello di un iPhone 12 Pro Max, proprio in quello che mi dà personalmente. A me non piace, però mettili a confronto, boh, non lo so. Che poi alla fine sono sempre migliori gli altri, però sono sempre a comprare gli iPhone. Non ci ho mai capito, tralasciando il fatto che non ho mai capito questa comparazione. Ma sicuramente Apple fa tendenza e quindi è lo status symbol, no? Che poi lo fanno diventare alla fine, perché se uno non lo considerasse più, come si suol dire, poi le persone guardano altro. Guardate qua, 1500 nits di picco massimo il display. È tanta roba, il display di Mi 11 è veramente tanta roba. Quest'anno i display, ragazzi, sono dei fari. Sui top di gamma sono dei fari. Vedete i display, HDR 10 Plus, 1500 nits. Sì, ma io sono d'accordo con voi che le aziende dovrebbero assolutamente togliersi dai paragoni. E soprattutto dall'ombra di Apple, per esempio, per dirvi, Samsung quando fa una presentazione non mette mai a confronto il loro con un iPhone. Si spera che sia stereo come Mi 10, sono a paura. Roberto sicuramente sì. Entra. Oh, è arrivato anche Flavio, raga. The 1.34 JNC found in the iPhone 12 Pro. Bringing all these together, sei lunga. Devi prendere la sedia. Devi prendere la sedia. Mi 11 has been a. Mi non mi aiuta a rispondere che dopo 43 minuti non mi sento più nulla. Stesso display di S21, quindi ora tecnicamente non lo so. This is a massive achievement and a culmination of many years of R&D. Il giubbotto levalo. Beyond winning the best, è arrivata la massaia. We also set new records for display performance across 13. E ora glielo chiediamo, ragazzi. Ora glielo chiediamo. Include measurements of image shift to peak luminance and cover top level details like brightness, color accuracy. Sì, ci si vede perché avevo creato il layout a uno solo. Che è successo? Sei arrivato a te. Esploso tutto. Ok. Allora, qui c'è i commenti. Ma ti salutano. Buongiorno a tutti. Qui ti rivedi, qui è live, qui è live, là è in post, quindi non ti si vede quasi niente. Allora, te l'avevo anche chiesto, cosa hai mangiato? Poco, ho mangiato un pochino di pollo con le patate. Allora, peccato da Miui, Arman Cardon, eccolo qua. Vedete, quindi c'è l'audio stereo in collaborazione. Ti salutano, guarda, ciao Flavio, ciao Flavio, ciao Flavio, ciao Flavio, ciao Flavio, ciao Flavio.
Allora, eccola, questa è subito per te la domanda. A livello di resistenza ai graffi con questi display possiamo eliminare... Togli quell'H di troppo, se no non rispondo. Le orribili pellicole oppure si corre sempre? Sì, si corre sempre, assolutamente. Anzi, probabilmente, non so se ci hai fatto caso, i display nuovi sono più resistenti agli urti, ma molto meno resistenti ai graffi. Si graffiano solo a guardarli. Dopo un paio di giorni già i graffi sullo schermo, quindi le pellicole purtroppo... Oh, poi se non te ne frega nulla, anzi, discorso. Allora, Branda, non lo so, non parlo con il ragazzo, quindi non te lo so dire. Ovviamente ognuno fa il suo, ci mancherebbe. Ai lati curvi, sì, display curvo, quello di Mi 11, non è un display flat. Sì, può essere usata come lampada per abbronzarsi. Effettivamente il display è tanta roba, quello di Mi 11. Io penso sono arrivati un migliaio di commenti. Le pellicole di Mobile Outfitters no, non lasciano le esigui quando le togli. No, assolutamente. Ha mangiato anche... Eccoci. Che brutta persona, Martina. Vedete, qui c'è lo spoilerone, perché lui ha detto ha mangiato solo un pollo con patate. Non volevo dilungarmi troppo. Invece ha mangiato anche la pasta ragù. Tutto bene. Cos'è questo? Sul T10S si può installare Celia? Questa domanda tua, non so neanche cosa sia. Io non so cosa. Ti devi informare. Cos'è il T10S? Non lo so, ti devi informare. T10S. Hanno un ottimo, sì, l'audio è ottimo del Mi 11, ragazzi, è ottimo. Segui la linea del Mi 10. T10S è il MatePad di Huawei. Ah, Celia. Perché io la do Celia. Ok, è Celia, l'assistente vocale. Allora sì, Mi 11 ha già la pellicola premontata. È montata bene la pellicola, non ha bolle né niente. Però la cambia, perché quelle, ma a prescindere, quelle vi danno, ragazzi, di fabbrica sono pellicole un pochino con una qualità inferiore. Se scendo a Catania mi fai mangiare in santa pace, Dani. C'è un problema, io ho un problema grosso alla Sicilia, i piselli nel ragù. Non ti piace? No, odio i piselli nel ragù. Sono buoni. L'unico problema è un po' particolare nel cibo, dobbiamo dire la verità. È un po' particolare, intanto si vede poco, io provo a spostare. Anto, Cilia sarebbe il Siri, il Cortana, lei Google, però diciamo realizzato interamente da Huawei. Non riesco. Lastly, we wanted it to be unique. Allora, ora troppi lag con la MIUI, forse nella fascia media, perché il Mi 11 di lag con tutti i ma sono legali i piselli in ragù? È quello che mi chiedo anch'io, State. Secondo me no, non sono legali assolutamente. Assolutamente illegali. Allora, ti ringrazio. Tanto stanno facendo vedere come hanno i colori del Mi 11. We do this because even colors can be refined to be better and better and better. Now, in creating these colors, we use extremely advanced processes. Qui cosa dice? Ma invece non pensate che l'uscita di tutte queste varianti in un'unica famiglia sia solo un'istigazione a comprare varianti Pro Ultra spendendo cifre? No, secondo me quando c'è più scelta è meglio. Ora, più scelta intendo una famiglia di tre modelli, ad esempio. No, esatto, perché poi comunque se realizzano solo la versione top, poi la gente si lamenta che manca una versione quasi top senza le funzionalità che a loro interessano, no? Sì, mi fermerei a tre. Ecco, tre, sì. Variante light, variante di mezzo. Tre. Sì, o ne fai una veramente top, estrema, e una
un medio, una cosina media, allora ne puoi fare due, però quella media me la devi fare almeno sotto i 500. E sotto i 7 pollici. Oh, ti chiedono dove si mangia una bella fiorentina. Al, non lontano da casa mia, all'osteria del Dannandone, all'Omo Morto, è in montagna praticamente, Dannandone. Sul passo del gioco, Dannandone. Sì. Allora, cosa ti sei perso? Hanno parlato un po' del, di tutti i loro, tutte le loro cose che hanno presentato, Mi 10 Ultra, eccetera. Hanno parlato della fotocamera, della videocamera del Mi 11 con la 108 megapixel e ora stanno parlando di come hanno trovato la, la backcover posteriore, hanno parlato del, del display da 1500 nits, HDR 10 Plus, insomma stanno parlando del Mi 11. Aspetta, c'è una domanda molto tecnica, molto specifica. Ci chiedono dove scaricare il firmware del Galaxy Next Turbo. Da Sun Mobile. Da Sun Mobile, certo. Ma vuoi davvero accendere un Next Turbo? Gli metti il turbo. Sì. Lo bomba e almeno dopo l'accendo. Allora, Branda, oltre a Mi 11 presentano alcune cose interessanti che non posso dirtele adesso perché sennò sarebbe un bello spoiler. Quello che ti posso dire è Mi 11 e sicuramente forse anche MIUI 12.5 perché Xiaomi l'ha fatto vedere sui suoi social. Sono di Trento ma consiglio l'osteria degli Scopeti nelle colline toscane. Gli Scopeti sono verso la Val di Sieve, sì, non mi piace già sono... sì, sì, non è più Mugello, no? Oppo quest'anno non è la migliore del design, diciamo che quest'anno le aziende si stanno lavorando molto sul design, anche perché poi un telefono quando hai messo un bel display, una buona fotocamera e funziona bene, devi lavorare di design. Però Oppo ci è piaciuta la sua design un po' con tutti i telefoni. Ora vediamo il nuovo, il futuro nuovo. Il peso del Mi 11 non era 195 grammi, sì, più o meno. Sì. Quant'era, sì. Tratto, non... Ricordiamo a Simone che la patata va sempre bene. A parte lui che preferisce, diciamo, piselli nel ragù e nell'estate. Allora, vi ricordo, ragazzuoli, è finita la live, c'è una sorpresina per voi, a chi rimarrà in live, ora come ora non posso mostrarvi niente. No, non c'è Alfio, non fanno un modello con la pennina, almeno per il momento no, poi non si sa. Il nuovo top di Oppo, se i rumors sono giusti, la backcover, soprattutto la disposizione delle fotocamere, non mi fa impazzire nemmeno a me, come non mi faceva però impazzire Mi 11, poi vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa, quindi boh, non lo so. Allora, io sono contro, nel senso, mi piace usare il telefono per come l'azienda l'ha costruito, anche perché sennò non te lo godi mai. Però fondamentalmente non puoi usarlo senza, perché tra il mio figliolo sennò butterebbe in terra. Tra che quando si graffia poi ti dispiace, ti può cadere. Quindi cercherei di usarlo senza, ma alla fine dei conti è un po' impossibile. Non puoi farne a meno. Puoi fare a meno della pellicola o del vetro, anche se purtroppo ci sono... Cioè, ci sono dei graffi che poi ti danno fastidio nel quotidiano. Metti che proprio per sbaglio ti esca sull'asfalto, striscia, e ogni volta che usi il telefono hai questo disastro davanti agli occhi. È per quello che uso molti vecchi. Allora, Francesco, so che non c'entra nulla, ma secondo voi Huawei con Harmony OS riconquisterà il mercato? Non credo. Serve Google, secondo me. Che poi per l'80% delle persone è una questione mentale, perché possono tranquillamente fare a meno di Google. È che io credo che anche da quello che ho sentito andando a MediaWorld, eccetera,
anche i commessi stessi, non so se mossi da degli interessi o dall'ignoranza, sconsigliano Huawei perché mancano questi servizi Google, anzi dicono proprio manca Google, oppure manca il Play Store, senza far notare però che in realtà magari per il loro uso il problema ne sarà contentissimo Huawei di questa cosa. Sì. Allora, poi vediamo altre domandine, questa è per te, tieni. Posso installare... non ho capito la domanda, però. Non lo so. Branda, ripetici la domanda. Non andare in branda, ripeti la domanda. Allora, passando a cose serie, quanto vi aspettate sia buona la fotocamera del Mi 11 Global e quanto vi aspettate possa migliorare rispetto alla variante cinese? Non è uguale. Vediamo, non lo so. Forse un po' di lavoro sulle facce, perché le ROM cinesi tendono sempre a imbellocire un po' troppo le facce. Vediamo, io devo provarlo, onestamente devo provarlo. A quando uno smartphone da parte di Xiaomi si intende uno serio all'Apple Watch? Non lo so. Speriamo presto, dai. Hanno bocciato i commessi di MediaWorld. Quindi se ci stanno ascoltando, bocciatissimi. Allora, io lavoro nel settore, ho visto un calo dell'acquisto notevole dei prodotti Huawei, soprattutto questa fascia. Sì. È vero, assolutamente, non vendono più, ed è un peccato. Giallo, allora sì, esatto, le alternative ci sono e Huawei sta lavorando davvero tantissimo, ha investito moltissimo per migliorare la situazione. E mentre, come abbiamo detto a volte nei video, per noi i servizi Google sono indispensabili, quindi per noi è stato un po' un limite, ecco, non averli. Per la maggior parte delle persone questi limiti non esistono perché le alternative sono ben funzionanti. No, no, Mi 11 è con Google, non vi preoccupate. Certo. E bella Mark, ciao anche a te. E avevo letto qualcosa. Gabriele dice pure la cover graphic e le back cover, ma infatti io che sono uno psicopatico metto le pellicole anche dietro. Di solito. Allora, intanto si parla di MIUI 12.5, sta arrivando ragazzi nella presentazione, il mio ancora non si è aggiornato, spero prestissimo, Petal Map l'ho provato ma non mi permette di cambiare con Google Maps, meglio Waze. Nessun ban Google, quindi per Xiaomi in Cina hanno tolto i permessi di GMS, ma tanto in Cina di Google ne può fregare di meno, anzi non lo usano proprio. Ancora Giuseppe, i prezzi non si sa, no, sarà con Google, non vi preoccupate, Mi 11. La recensione, anzi le recensioni usciranno il 15 di febbraio, quindi vi dico anche la data delle review. Oggi usciranno solamente le prime impressioni sul Mi 11. A fine live, ecco perché vi dico che non vedrete un video sul canale YouTube, perché abbiamo già fatto una review e insomma le prime impressioni sono abbondantemente state viste sul canale, ma chi rimane potrà vedere qualcosa. Tanto vediamo questa 12.5. Se non vuoi la MIUI 12.5, disinstalla. Cioè? Rollout. Start nel Q2. Quindi non c'è subito. Ok, sì, sì. Questa, sì, ragazzi, okay. È già una prima cosa. Mi 11 non ha al day one la MIUI 12.5. The release schedule for other devices. Lei ti piace? È di suo gradimento? Sì, è di mio gradimento. Mi 11 Lite è un buon prodotto? Ancora non è uscito. Per ora non esiste, quindi... Il Pro ancora no, Sar, ancora il Pro niente. Impermeabile? No. Wi-Fi 6? And this is more than your standard incremental leap forward. È uno stadio. Dove sono questi? Ai Sha Olympic Center. Non so dove sia. Non so neanche io, bello. Ah, e qui c'è sempre... È il confronto con Apple. Lo dicevano anche prima, infatti. Sono uscite le specifiche dei Mi 11 Lite. Io non l'ho neanche viste, ti dico la verità. Però sai, giudicare un prodotto dalle specifiche è impossibile. Cioè... Un casino.
e poi se ve la rifate con noi. Guardala, guarda, ma se io vado a fare un versus così su YouTube, speed test Mi 11 contro iPhone 12 Pro Max. No, Roberto, le protezioni sulla fotocamera io eviterei, perché di solito sono tutte protezioni di bassa qualità e cioè queste aziende lavorano tanto, sviluppano le ottiche per evitare il flare, per evitare problemi, c'è tutta l'ottica interna a 6 lenti, 7 lenti dentro, e poi me la distruggi con una plasticaccia davanti al vetro. Allora Pablo, le fotocamere Samsung tendono al rosso, sì, è una taratura del colore del software loro, sono molto social, diciamo così. Se vuoi un telefono che fa le foto quasi reali come colore è il Sony. Oh, qui si parla di ricarica, ragazzi, attenzione, perché qui c'è un dettaglio che nella variante cinese non c'era. Is from a completely empty 0% charge. Wireless charging max speeds have typically lagged behind wire. And this is something we want Vediamo. Lui è il presidente di Xiaomi Global. Ma è meglio quella di prima. È giovane. Wireless charging in Mi 11. This will juice you up. No, un bel caricatore Xiaomi wireless potrebbe comprare. Quello rapido. Ce l'ho da qualche parte. Quello da 20 watt. Però no, io era l'ultimo, quello da 50. Ho capito. Scusa. Comunque, ragazzi, allora siamo a 118 like. Se arriviamo a 200 ore in live, attenzione. Prossima live portiamo Martina invece di Flavio. Vediamo se volete una donna al posto di Flavio. Controllo il contatore di live. Ok, non sarà la stessa cosa. Meglio io. Vediamo, già 120. Guarda, da vedere. Guarda là. 128. Sì. Basta, po', siete delle zoccolette. 200. Delle zoccolette corruttibili siete. 136. Allora, scrivi a Martina prepara. Ah, no, aspetta, Roberto, sì, ho capito cosa intendi. Intendi dire solo il frame, ok? Sì. Sì, manda pure le foto in privato ad Emanuele, non c'è problema. Gli può mandare anche delle foto share, tanto lui no. Allora, guardate, eccolo qui, caricatore in confezione. Nella confezione dei Mi 11 ci sarà il caricatore. Ranma, che ricordi? Ti ricordi Ranma mezzi? Sì. Quindi, compreso nella confezione anche il caricatore, quindi Xiaomi ha inserito il caricatore. 156 like, meno 48 e la prossima live 44, sì, vabbè. Te non hai fatto un'ora e due minuti di live. Aspetto il Mi 12. Mario va già al prossimo anno. 4600 mAh la batteria. Se continua con questa velocità, Xiaomi se ne va all'agosto praticamente. C'è qualcuno che ti difende però, eh? Bravo Domenico, bravo. Prossima live è una bella orientale di Xiaomi al posto di Flavio. Eccoci. Possiamo dirlo che a lui non fanno impazzire le orientali, a me no. Sì? No. Possiamo dirlo. Sì, lo puoi dire. Bravo Simone Nola. Che intendi per ricarica wifi? Forse intende ricarica wireless. No, secondo me intende dire quella ambientale che, ah, quella nuova, che ha portato quella Xiaomi. Mm-hmm. Ma sarà un po' presto, ragazzi. Ci registrate chiamate? Sicuramente no. Anche perché è ancora il dialer Google, quindi. Stanno parlando però... perlomeno Google sta lavorando per introdurre il prima possibile, quando le norme lo permetteranno appieno, di introdurre la registrazione chiamate proprio nel dial di Google. Allora, Francesco non so cosa ha fatto, ma ha speso 2,99 euro per un super sticker. Non so cosa sia. Franci, che ha combinato? Non lo so, non lo so. Perché buttare via soldi? Hai donato 3 euro? Non lo so. Ma ce lo racconti. Allora, il più bel Xiaomi, questo Mi 11,
anche Mi 10 Ultra, però per me però il più bello in assoluto era il Mi 3, sì. E il Mi Note, il primo Mi Note Pro. Significa che, a quanto ho capito io, in confezione c'è il caricabatterie, sì. In box, nel box di vendita c'è il caricabatterie, non nel box di casa sua. Da quando sarà possibile acquistarlo? Credo, se non mi sbaglio, da prossimo mese. So that you will only hear what you want to, which leads to a much more high quality. Ma stanno presentando l'iPhone 12 Pro Max, non proprio. Finally, health is still paramount. Allora, devi comprare un nuovo PC? So sì, Huawei, Honor come PC vanno benissimo. Io ancora piango ogni volta che penso al PC di Huawei. Non registrano le chiamate, ragazzi, perché hanno inserito il dialer di Google e non lo permette. È rimasta solo Asus che permette di registrare le chiamate, credo. Ah, grazie mille Francesco, è una donazione, allora, grazie mille. Ah, ok. Puoi farla anche te di così... 199,99€. Perché così si può comprare un maglioncino nuovo e questo lo buttiamo nel casottino giallo della Caritas. Sì, è l'Homestead, l'ha parlato. Ma io se l'ho comprato in sconto a Firenze Sud, a 13€. Sono sticker per la vostra live. Figo, no, non lo sapevo. Perché non sono tutti come te, capito? E quindi non lo so. Marco ha comprato il Mi 10T Pro, hai fatto bene. Un telefono troppo sottovalutato. Speriamo che funzioni il sensore di prossimità. Più che altro. Magari faccelo sapere, perché ci hanno chiesto, ma si può fare una riprova del Mi 10T Pro proprio per il sensore? Lo vuoi un Mi 10T Pro? Se ce c'è, da qualche parte. Lo proviamo. Sì. Proviamo anche quello, ragazzi. Mi 11 contro Mi 10T Pro, ecco un altro versus vero, interessante. Vero, molto interessante. Alessio, il Mi 9T era bellissimo, ma lo sai che io su... in ufficio ho un Mi 9T bianco, vero, Mi 9T Pro bianco, che è molto molto poco reperibile. Allora, ci sono i prezzi, ragazzi, si sono visti, non abbiamo le nostre fette, in realtà, che non le possiamo, non possiamo mettere sempre quelle, poi io dopo mangiato mi sporco sempre come bambino. Allora, ragazzi, sono usciti i prezzi, attenzione però, perché, come vi dico sempre, sono prezzi global. I prezzi italiani non sono quelli che avete visto in questo momento. Quindi non è 749 per l'Italia, non so se lo posso dire o meno, ma è 799. Tanto è uscito il prezzo lì, penso non sia un problema. Questo perché purtroppo l'Italia ha le tasse più alte rispetto agli altri. Lo so Francesco, però non lo capiscano tutti, il problema è quello. Quindi, prezzo base, ora poi alle 2 dovrebbe uscire anche il nostro comunicato, è 799 per la variante 8128 e 899 per la variante 8256. In Italia siamo più stronzi più che più ricchi, mi sa. Anche perché ci corre almeno 50 euro e 100 euro in più. Vedi? 749 e 799. Questi sono i prezzi. Ormai si andrà verso l'eliminazione del jack su tutti i top di gamma. Secondo me, ormai già il 90% dei telefoni top non ha il jack. E per quanto riguarda però la maggior parte dei produttori, in realtà non credo sia per vendere più adattatori, perché alla fine puoi utilizzare, intanto ad esempio Xiaomi lo mette in confezione, e poi puoi usare anche gli adattatori da poco che trovi su Amazon, solo Apple a volte fa un po' di storie, Samsung restituisce qualche errore con gli adattatori compatibili, però diciamo in generale no, non è quello il motivo. Sicuramente ci sono delle motivazioni diverse. Allora, variante c'è 128 e 256, ci sono tutte e due. Prevedo 699 fra 20-30 minuti addirittura. Ci sta, dai, su Mi.com magari c'è già l'offerta. Vediamo.
The world's leading consumer AIOT. Se la compete con S21 base, ciao Giovanni. A parte la compattezza, potrebbe. S21 è qua con noi. Togliamolo subito, se no ci amici. Allora, prezzo è 799 il 128, il prezzo listino, sì, italiano. Poi vediamo se fanno qualche offerta qua e là, ma diciamo per il momento sì. Almeno che Xiaomi su Mi.com non faccio un bundle. Io questo adesso, come adesso, non me lo ricordo, ma posso comunque andare a aprire la mail. Tanto che tu intrattieni. Sì, c'è il QLED. Il QLED c'è. The Q in Mi TV Q1 comes from the Q in QLED. Marinella chiede se aspettare. A questo punto sì, aspetterei. Valuta come sarà l'andamento dei prezzi sul Mi 11, anche proprio su Mi.com, perché sicuramente ci sarà qualche offerta interessante. Forse già, che ne sappiamo, da a marzo i prezzi caleranno, quindi se non hai necessariamente bisogno di un telefono nuovo ora, perché magari ti si è distrutto e sei senza, aspetta pure un mesetto. For a QLED TV, we replace the white LEDs with blue LEDs. And then we add a grazie Giovanni, è vero, siamo i migliori, nonostante questo ragazzaccio abbassi la media. Allora, io intanto sto leggendo. 300 euro di differenza tra Mi 10T Pro e Mi 11 sono troppi. Allora, i 300 euro sono dovuti al fatto che Mi 10T Pro è uscito ormai da un po' di tempo e si è fortemente deprezzato. In realtà la differenza, parità di storage, era poco più di 100 euro, quindi è normale, è fisiologico, si assottiglierà questa differenza. Allora, su S21 Plus l'adattatore jack non è compreso nella scatola. No. Tocca comprare l'originale o sul sito Samsung o su Amazon, comunque ha un costo abbordabile, non sparano troppo sul... Grazie mille Giallo intanto per i 5 euro, grazie mille, sono arrivati. Anthony chiede se è impermeabile, non è impermeabile, vedremo se l'eventuale variante Pro sarà. What does this mean for you? How will this affect your media consumption? Let's take a look. Alessio, in che senso hanno copiato il video test? Facci sapere. Forse è quello che stanno passando adesso, non lo so, ma non credo, dai. Un bel 75 pollici, come lo vedi? 75 pollici? Io non ho una parete in grado di contenere un 75 pollici. Nella nuova casa potresti mettere un bel 75 pollici. Sai che probabilmente la nuova casa sarà anche più piccola di quella attuale. Allora niente. Comunque i 200 like non sono arrivati, quindi Martina forse una live è scampata. Fotocamere sono la top di gamma per quello che abbiamo potuto vedere, ovviamente in attesa della variante Pro. Direi che c'è stato un miglioramento notevole. Consigli su un buon proiettore. L'ho provato proprio l'altro giorno, l'ho riprovato a distanza di mesi. Il proiettore, quello di Xiaomi piccolino, com'è il Compact Light, come si chiama, e è molto interessante, davvero molto interessante. L'importanza dell'impermeabilità è molto soggettiva. Tenete conto del fatto che intanto la garanzia non copre eventuali danni da liquidi, quindi a distanza di mesi l'impermeabilità non è costante, quindi tenete conto di questo. E la certificazione è sul nuovo, poi però il trattamento siliconico che viene fatto sui componenti potrebbe degradarsi col tempo, dopo un anno, non si sa. Il telefono potrebbe non essere più impermeabile, a quel punto lo mettete sott'acqua, muore e dovete pagare 400 euro di riparazione della scheda madre. Non so se vi è convenuto. Allora, mi dico dalla regia che posso fare una cosa, quindi vi metto come audio la live, quindi voi comunque state ascoltando tutto, cambio un po' la grafica, perché ragazzi... possiamo mostrarvi finalmente
questo. Quindi è il Mi 11 globale, questa è la confezione ufficiale, ve la faccio anche vedere, così voi che siete in live, tanto qui rimetto i commenti che erano andati via, quindi vi faccio vedere una cosa fondamentale, intanto cosa c'è all'interno della confezione, visto voi che siete qua in live con noi. Allora, trovate piccolo astuccino con dentro la cover, manualetto di istruzioni e il pin per andare ad aprire il vano delle SIM. Poi non trovate il telefono, quindi se voi acquistate un Mi 11 non ci trovate il telefono dentro. Ma il fondamentale è, oltre il cavo Type-C, eccolo qua. Che nella variante cinese mancava anche il cavo. E invece, guarda, nella variante global italiana abbiamo anche il connettore, eccolo qua, il caricabatterie. Vedete? Mi fondo anch'io dopo un po'. Ma anche il telefono, perché? Perché è arrivato scarico, Xiaomi Italia ha fatto i salti mortali per mandarcelo oggi. Quindi adesso ve la vado a prendere perché è in carica. Non potevo farvelo vedere prima. Quindi su. Giovanni, iPhone 12 o Mi 11 sono prodotti molto diversi, dipende dalle esigenze che hai, da cosa ti aspetti da un telefono, da cosa cerchi in un telefono. Possono essere entrambe, le soluzioni possono essere entrambe valide. La ricarica wireless va a 50 watt, è tantissimo. Jacopo, pagare più di 1000 euro per uno Xiaomi è troppo, ma perché? Perché se c'è scritto un altro nome, allora sì, va bene. Se c'è scritto Pinco Pallino, allora va bene. Se c'è scritto un altro nome, non va bene. No, noi bisogna valutare il prodotto, non il nome che c'è sopra. Allora, lo pulisco. Prezzi in Europa 749 e 849. In Italia 799 e 899. Per 128 e 256 giga. Entrambi con 8 giga di RAM, non c'è la variante 12. Allora, ragazzuoli, eccolo qua. Questo prenderanno anche la basetta 50 watt. Ho qualche dubbio su quanto possa scaldare una soluzione del genere. Infatti, sicuramente avrà le... sarà ventilata quella basetta. Allora, questo è il Mi 11 nero, colorazione nera, ragazzi, molto elegante, molto elegante. Questo non c'era, mi sembra, la scritta 5G nella variante non globale. Vero? Non c'era. Te la ricordi? Io non me la ricordo. Display, vabbè, ve l'ho già detto, quindi display curvo, eccolo qua, un faro. Veramente un faro, lo si vede penso anche dal video, è arrivato oggi, quindi ve lo mostro proprio in super anteprima, perché sul canale YouTube, come vi ho detto, oggi non uscirà un'anteprima, ma abbiamo fatto questa live. Le recensioni usciranno il 15 di febbraio, quindi adesso andrò a inserire la SIM e avrò una settimana per testarlo, però molto bello. Vi faccio vedere anche la parte inferiore. Eccolo qua, la parte anche superiore, audio stereo, vero, una uscita qua, l'altra uscita qua, quindi avete l'audio stereo, dual SIM, vediamo un po', intanto mi sembra di sì, vado ad aprire anche lo slot. No, a bassa luminosità non fanno la scia delle scritte. SIM 1 e SIM 2. Ormai da quando l'architetto ha detto che c'è le scie viola in giro per i display, sono tutti preoccupati, no? Non ci sono. Allora, 120 Hz anche in WQHD+, eccolo qua. Questa è la fotocamera, ragazzi, posteriore. Cosa vi sembra questa colorazione? Guarda anche te che questa non l'avevi vista. Allora. Impressioni! Ti dirò, lo sai che... dal vivo effettivamente anche la colorazione nera è molto elegante e molto gradevole, dalle immagini sembrava orribile, sembrava, invece non è affatto così. Mi piace di più quella azzurra che abbiamo provato, azzurra bella, molto elegante, però molto bello. Allora, un po' bruttini gli spigoli dello schermo. No, sì, Roberto, quel celeste era bellissimo.
E ci chiedi anche se bastano 8 giga di RAM. Sì, alla grandissima. Anche perché tanto queste interfacce un po' killano le app, quindi hai 12 giga di RAM e poi te ne ritrovi sempre 10 liberi perché chiude tutto, le può chiudere. Tipo con OnePlus io avevo il Nord 12 256, avevo sempre tutta la RAM libera perché mi chiudeva l'applicazione. A che serve avere 12 giga? Allora, intanto le patch sono di gennaio, ho controllato questo. Anche bianco non è male, arriverà forse in Italia in quantità veramente limitata, arriverà anche la versione del CEO di Xiaomi, la versione limitata di Leiyun. Meglio prendere il 12 o l'11 Pro, vengo da anni di Samsung e vorrei un telefono con tanta batteria, ma anche uno dei nuovi Samsung per prendere, perché i nuovi Samsung la sua batteria non deludono assolutamente. Vi metto a confronto l'S21, a me ne vedete un po'. Già ai confronti, ma vedete l'S21 più piccolo. L'S21 è davvero compattino, comunque. È più grande. Non è già preordinabile? No, al momento no. Hanno detto che dovrebbe uscire a marzo, quindi questa è la data, il mese anzi, dell'uscita di questo nuovo flagship, perché per Xiaomi è un top a tutti gli effetti, anche per via del processore. E vi ricordo è l'888. Compaiono le ditate perché lui c'è le mani grasse. No, perché... No, effettivamente è vero. Le trattiene la... Allora, nella variante azzurra si notano meno, nella variante nera opaca così si notano di più. Sembra che hai un bambino appena nato in mano, ti vede emozionato. Un bambino? Sì. No, un bambino no. No, lo sto pulendo con cura. Lo tengo bene gli smartphone. Guarda, tutto pulito, vedi? Se lo sta accarezzando anche. Vedete? Allora, le fotocamere, ragazzi, è una delle cose che contraddistingue alla fine il telefono. Eh? Allora, vi rimettiamo la live giusto perché... C'è Nemo, guarda, c'è Nemo. Seguiamo la presentazione. È un bel QLED 75 pollici in salotto. Ah, ce lo vedo, Ce lo vedo. Alla vece c'è un salotto. Prezzo ufficiale, visto che sono già le due, ve lo posso già dire. Secondo te quanto può costare un TV così? Vediamo. Non lo sai il prezzo. No, io non me ne intendo di televisori poi, quindi... Allora, il prezzo di questo... Non so quanto costa la concorrenza a parità di... Allora, questo sarà disponibile a partire dal 10 marzo su Mi.com presso il Mi Store Italia a 1299, ma solo per le prime 24 ore si potrà acquistare al prezzo di 999 fino a Cavolo, un bel prezzo. Un millino. Intanto inizio a configurare. Ma quanto odio personalmente i paragoni con la concorrenza. Ho appena fatto un paragone con il televisore di Samsung, no? Però, ragazzi, this price is truly incredible. Mi TV Q1 75 inch marzo 2021. Volevo fare una cosa e parlavo di paragoni, mi sono dimenticato cosa dovevo fare. Allora, intanto mettere la SIM nel telefono. Quindi vado a togliere la SIM dalla S21 Ultra. Ti ho levato i commenti, sorry. Sono di qua, aspetta. Just 999 euros. Again. Vedete? In questo caso il prezzo invece è quello. Non ho mai capito perché. Come dire, no, sei un falso, sta 749, ho visto la presentazione. Ciao Roberto, alla prossima. Ciao Giorgio, come va? Tutto bene?
75 pollici. Sì. Ho detto 85? No, no, 75. Sembra di aver detto 75. Ciao, Yerz, Yerz. Sì, ormai c'ho Guertz, Guertz, Guertz. Guertz con la Q è bellissima. Anche. Con la Q, è vero? It's time for you to live life in quantum clarity. I do have one last incredible product to introduce today. Allora, Siemens. Siamo falsissimi, no? Falsi. Domenico, le specifiche del Mi 11, quelle del Mi 11 cinese, quindi Snap 865, la fotocamera principale da 108, batteria 888, che 865. Sì, vabbè, scusa. Sbaglia lui. 88. Allora, e poi abbiamo detto la fotocamera, la batteria 4600, la ricarica carica batteria in confezione 55 watt, la blafa 50 wireless, display QHD a 120 Hz, usabili in contemporanea. Tom, S21 allo stesso prezzo è migliore? Aspetta, vedremo. S21 è un gran prodotto, quello va detto. O c'è lo scooter? Sì. E ora c'è l'incognita, ma reggerà o no più di 100 kg, ragazzi? Sì. Ma che mi devo per forza tornare e mettere a dieta per colpa loro? 45 km di distanza. Ciao Alice, torna a fare lezione. Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Pablo con Exynos no, grazie. E perché? Provatela la roba, ragazzi, anzi di cagate, dai. Francesco chiede di S21 sulla grandezza del display. È l'ideale, è veramente, allora non è immersivo come un 6,7 un 6,9 pollici, ovviamente, però usandolo tutti i giorni, tutto il giorno, la comodità di tenere in mano un gioiellino del genere è impagabile. Cioè, ha proprio le giuste dimensioni, si tiene bene in mano, nonostante sia compatto e con una batteria più piccola degli altri, comunque arrivi a sera. Insomma, S21 è stata una bella svolta per Samsung. È per questo che dico, ragazzi, non vi fermate al discorso Exynos, perché il nuovo Exynos va divinamente in tutto. Monopattino della Mercedes, hey, sì, è in collaborazione con Mercedes. Esatto. All right, see there. This is everything we've launched. Quindi metto la cover o senza cover? Metto la cover. Metto la cover. Togli la cover, metti la cover. Metto 799, la l'Electric Scooter Pro 2. 799, sì. Mercedes Petronas F1 Team. Allora, always on display, lo voglio attivo. I hope you enjoy the launch and my film shot on the Mi 11. Filming with the Mi 11 was a brand new experience. Vincenzo dice buono che S10 scenderà di prezzo. Non prenderei S10 adesso, no, sinceramente. Non ha, risparmia i soldi. Sbagliano tutto, avranno già perso un terzo di vendite troppo tardi. No, non è assolutamente così. I competitor ancora non hanno presentato niente, a parte Samsung, quindi marzo può essere un buon periodo per... Oh, le gesture dov'era? Il monopattino Xiaomi legge più di quanto dichiarato. Sì, io stavo scherzando, ovviamente. È che non sono un grande fan dei monopattini. Non li uso. Come si levano i tasti? Anche perché al lavoro col monopattino da casa mia non è il caso. Sulla A1 col monopattino in corsia d'emergenza. Alla grande. Allora, è finita la live, intanto, quindi andiamo, cambiamo la schermata, vi interrompiamo qua, chiudiamo qua e si torna di qua con... Oh, ce l'ho, guarda là, che, mamma mia, che roba. Allora, ragazzuoli, vi lasciamo 10 minuti se volete fare le domande, così almeno facciamo un po' di just chatting, come si suol dire. Tu che hai Mi 10, conviene passare al Mi 11? Abbiamo già fatto un video sul canale, diciamo che dipende un po' anche da cosa cerchi in un telefono, però non so, onestamente non so. Potrebbe non valere la pena,
hai comunque già un telefono ottimo tra le mani. Vorrei un telefono con tanta batteria. Con tanta batteria, oh, non so, sono curioso di provarlo con la variante globale, perché almeno non blocca tutte le notifiche che blocca invece quella cinese. Volevo sapere sui TV, ma nessun consiglio. In che senso? No, oggi hanno presentato solamente lo Xiaomi Mi 11 con la TV, con anche il monopattino, ma niente variante Pro, niente variante Lite, niente variante Compact, solamente questa. Certo che non sarebbe male una variante SE come fu col Mi 9SE. Ma vediamo, vediamo. Mi 9SE a livello commerciale è stato un bel successo. Qui, come vi ho detto, c'è la scatola del nuovo Mi 11, eccola qua, globale, con carica batteria in confezione, non dimenticatevi questo, che è un dettaglio importante, e qui c'è già il telefono che ho iniziato a testare adesso, perché ho messo ora la SIM, sta ripristinando i backup WhatsApp, trattiene un po' di ditate la colorazione, perché è una colorazione opaca, vedete, eccole lì. Si è aggiunta la scritta qua 5G, io non me la ricordo nella variante Cina, ma proprio penso di no. E ora poi vi metteremo un po' di foto su Instagram, faremo poi la recensione, devono uscire il 15 di febbraio. Di oggi, almeno gli 11 quando su Amazon? Boh! Marzo, non sì. Prima di marzo, ci hanno detto marzo. Grazie mille da Livorno, invitaci a mangiare il pesce, che veniamo volentieri, lui non mangia pesce. Ma chi se ne frega, io sì, quindi te vieni, a fare compagnia. Mari, ecco, cerca semmai un ristorante dove c'è sia carne che pesce, almeno può mangiare anche lui. Peccato il prezzo. Ma siamo in Europa. Batteria in dotazione lo carica al massimo 55 watt, sì, che non sono pochi ragazzi, significa da 0 a 100 in tre quarti d'ora praticamente. Sì, più o meno sì. Lo puoi comprare a marzo su Amazon, su Mi.com, Mi Store, questi sono gli store ufficiali. Prego, figli, prego. Mi 9T Pro, da Mi 9T Pro a Mi 11, certo che conviene. Ogni quanto cambiate telefono? Allora, io ho il telefono di lavoro, proprio dove non ci levo niente... account, soprattutto banche, eccetera, perché lo stress è cambiare la banca tutte le volte. Quindi qui è l'iPhone, è proprio il numero di lavoro. Nella seconda SIM, quella di famiglia, avete visto, l'ho tolta dall'S21 Ultra per metterla nello Xiaomi Mi 11, perché devo testare questo. Quindi ne possiamo cambiare anche due a settimana, volendo. Prima ne cambiavo anche di più, ora si fa a mezzo nel testare le cose, quindi lo cambio meno spesso. Ed è una palla, rimettere tutto una palla. Cioè, sì. È veramente meno male ora praticamente tutti i produttori ti permettono di spostare velocemente i dati. Sì. Quindi... è bello, però è un po' una palla, soprattutto quando fai le foto, devi ricordarti di fare i backup, alle volte te ne scordi perché... Io pago Google Drive, no, fallo anche te, no, ma ti dai fuori i soldi. Anch'io ce l'ho. Circhio, ragazzi, braccino, ma è ricordarselo di fare i backup. Mi 9T Pro è ancora molto valido, se non hai grosse esigenze, sì. Ovviamente rispetto alla nuova generazione di telefoni c'è stato un bel boost lato fotocamera, lato display, con gli alti refresh rate, quindi... 799-828-899, l'8256... Vi lascio, ragazzi, almeno potete leggere il comunicato stampa ufficiale, quindi con tutti i prezzi, eccetera, che è già disponibile adesso sul sito. Almeno vi do anche il link in chat. Eccolo qua. Almeno avete tutto, potete leggere la news. No, l'S21 Ultra, come tutta la mia collezione di smartphone non... Sì, che link non è di blocco? No, è partito. Non si danno. Sei un illuso, ti hanno detto che sei un illuso. Ma non è limitato. No. Ci sono dei limiti nella gestione dei file, quello è vero,
però non è un telefono limitato, sono due cose molto diverse. Anch'io uso un 11 Pro Max e non posso dire di trovarmi male, assolutamente. No, anzi, io lo dico sempre anche a lui e vorrei toglierci la SIM. Il problema è che, ad esempio, su Instagram, quando devo caricare una storia, la qualità della stessa su iPhone è migliore, purtroppo. Per Mate 10 Pro non era proprio un top camera phone, quindi direi che la differenza la senti e come. Francesco Vinci ci dice Mi 8 nel 2021. Ce l'ha anche mio suocero il Mi 8, però gliel'ha distrutto la nipotina. Ai. Il Mi 11 è uscita video? No, purtroppo. È una cosa che ancora non si mettono in testa. No. Almeno, non dico fare un'interfaccia proprietaria tipo DeX, però almeno avere l'uscita video Type-C per poter fare il mirroring cablato su un televisore o su un monitor non sarebbe male. Allora, ragazzuoli, noi chiudiamo la live perché abbiamo fatto 1:35 di diretta, tanta roba. Cercheremo di portarvi più o meno una live simile per le presentazioni, almeno le più importanti, quindi non vi preoccupate. Vi ringrazio per essere stati tutti qua con noi. Siamo stati quasi 300 in diretta, quindi veramente tantissimo, sì. Considerando anche che è l'ora di pranzo, quindi non è... Siamo a 197 like, attenzione! 3 like e Martina gli tocca la prossima live. E quindi grazie a tutti, ci vediamo domani con un video che non vi spoilerò niente, ci sarà un piccolo unboxing di una figata tech, quindi non parleremo di smartphone domani. Possiamo bannare questo Federico Fumagalli? Sì, banna. Block user, perfetto. Tra l'altro ha fatto lui le grafiche, quindi lo ringrazio Fede e niente, un abbraccio a tutti, buon pomeriggio, buon lavoro. Se avete qualcosa, domande, eccetera, mi raccomando sul canale Telegram Xiaomi e su Instagram. Max ti ha chiamato bell'uomo. Sì, ma Max è una persona che gioca, quindi l'ho già salutato prima. È uno streamer di Battlefield. E quindi anche gli uomini ti desiderano. Certo. Grazie mille ragazzuoli, un abbraccio a tutti, ciao.